Invito Vladimiro Giacchè, peraltro membro del Comitato Scientifico di Asimmetrie, autore di Titanic Europa e autore di Anschluss, un testo che quando riformeremo... Adesso ti spengo. Hai bisogno dei tuoi slide? No, allora ti spengo qualcosa, se no ti acceca. Quando, diciamo così, come dico sempre, sarò imperatore d'Occidente, perché un obiettivo bisogna pur darselo, faremo la riforma della scuola e il libro di Vladimiro sarà obbligatorio in tutti i licei. Quindi preparati a diventare ricco. Allora, intanto ringrazio tutti per la partecipazione così folta a questo incontro che io reputo molto importante, e entriamo subito nel merito. L'inizio della storia che voglio provare a raccontare, questa storia inizia domani, ma il domani di 25 anni fa, quando cade il muro di Berlino. O meglio, viene aperto il muro di Berlino. Viene aperto senza spargimento di sangue e di fatto si dissolve uno dei simboli più terribili e anche grotteschi, direi, della Guerra Fredda. Le immagini della riunificazione europea che sono rimaste nella memoria di tutti noi sono due. Una è appunto quella della folla che varca festosamente il muro, l'altra che sicuramente ricorderete è, e comunque se non ve la ricordate, tra pochi mesi provvederanno i telegiornali a farvela vedere quel giusto milione di volte, è un altro, sono le stesse persone di fatto, cioè tedeschi dell'est, una folla di persone che però non varcano il muro, ma varcano l'ingresso di una filiale di Deutsche Bank a Berlino per avere cambiati i loro primi 100 marchi dell'est in 100, nei loro primi 100 marchi della Germania Ovest. Questa seconda immagine è un po' il centro della storia che vi voglio raccontare. Come sapete, la Germania occidentale decise generosamente, diciamo, di allargare l'estensione, diciamo, del proprio marco, generosamente, cioè con un rapporto di cambio molto favorevole a chi si trovava ad avere marchi dell'est, perché il rapporto di cambio per i prezzi correnti e per una parte dei patrimoni fu 1-1. In cambio si chiedeva una cosa, insomma, abbastanza banale, apparentemente, cioè l'adozione dell'economia di mercato. In effetti questo è molto chiaro da subito al governo tedesco, già a febbraio, quando viene lanciata questa proposta da parte di Kohl. Già da mesi sta lavorando al Ministero delle Finanze un gruppo che si sta occupando proprio di come può funzionare questa unificazione monetaria. E Tilo Sarrazin, che è una persona nota, insomma, nei tempi più recenti per essere stato escluso dal board della Bundesbank a causa di un suo libro giudicato razzista, è tra questi. Lui in realtà è un socialdemocratico di origine, però lavora al Ministero delle Finanze, è uno dei più stretti collaboratori di Weigel e soprattutto di Köhler, che poi diventerà Presidente della Repubblica tedesca, ma all'epoca è un semplice sottosegretario alle finanze. Sono loro che elaborano l'idea di questa generosa offerta, cioè di diciamo estendere, regalare o estendere il marco della Germania Ovest, la moneta più forte del mondo in quel momento, all'est. E lui è molto chiaro a febbraio e dice, facendo in una nota riservata a Kohl, dice: bisogna evitare assolutamente che la RDT riceva il marco tedesco, ma mantenga anche soltanto un po'
di economia pianificata. Cioè quello che si chiede è una cosa molto semplice, il fatto di adottare integralmente le regole economiche dell'Occidente. Su questa proposta la CDU dell'Est, alleata di Kohl, stravincerà di fatto le elezioni che si tengono nel marzo del 1990 e questa generosa proposta diventerà una realtà dal 1 luglio del 90. Il punto però è che l'unione monetaria è un'arma formidabile precisamente perché porta con sé l'assunzione in blocco dell'intero sistema economico della Germania occidentale. Cito ancora Sarrazin in una raccolta di testimonianze raccolte da Weigel anni dopo, nel 94, sull'unificazione. È un passo abbastanza significativo. Con l'immediata incorporazione dell'economia della RDT nell'area economica e valutaria del marco tedesco, il processo di riforma acquisisce una nuova qualità, una configurazione completamente diversa. Quei rompicapo, quei problemi quasi insolubili, come la possibilità di introdurre in un sistema di economia pianificata rapidamente e senza costi sociali eccessivi, un sistema di prezzi funzionante, la competizione, un mercato dei capitali efficaci, svaniscono in quanto tutto questo è già presente il giorno stesso della conversione della moneta. Sarrazin aveva ragione. In effetti l'unione monetaria è lo strumento che rende possibile, questo era l'obiettivo in ultima analisi, la rapida annessione anche politica della RDT alla Germania occidentale. Tant'è vero che tra l'unione valutaria e l'unione politica passano pochi mesi. L'unione politica nasce il 3 ottobre dello stesso anno, del 90. Ma torniamo all'economia. Generosità? Beh, sicuramente i consumatori dell'Est che si vedevano una moneta non convertibile come il marco tedesco dell'Est convertita alla pari con la moneta più forte del mondo erano molto felici. C'era solo un piccolissimo problema, che ciascuno di loro era sia consumatore che produttore, nel senso che andava in fabbrica o in ufficio la mattina e produceva dei prodotti, creava dei prodotti. Allora, la scoperta da cui nasce il mio libro è una scoperta che per me è stata folgorante, ed è che c'era un rapporto di conversione tra il marco dell'Est e il marco dell'Ovest. Però questo rapporto era un rapporto ufficioso, ma che veniva utilizzato nelle transazioni tra Germania Est e Germania Ovest, che erano il 30% dell'export della Germania Est, attenzione, non era poca cosa. Questo rapporto non era 1 a 1, era 1 a 4 e 44. Cosa significa questo? Significa che, i tedeschi usano un'espressione per dire subito, dicono Übernacht, in una notte, precisamente in una notte, nella notte tra il 30 giugno 90 e il 1 luglio del 90, i prezzi della Germania Est, dei prodotti della Germania Est, subiscono una rivalutazione del 350%. Cosa significa? Ci sono anche ipotesi più moderate, eh? C'è chi dice che no, guardate che il tema non era quello perché bisogna considerare la diversa produttività del lavoro, su questo bisogna fare il calcolo. Siccome la produttività del lavoro all'est era inferiore rispetto a quella dell'ovest all'incirca del 50%, la rivalutazione non è così grossa, è soltanto una rivalutazione del 100%. Capite? È una cosa piccolissima. Ma gli esperti, facciamo parlare un po' un esperto, come poteva essere, poniamo, il presidente della Bundesbank di allora, beh, anni dopo, davanti a una commissione di inchiesta proprio sulla riunificazione, Carlo Otto Pöhl disse che in questo modo l'economia della RDT fu sottoposta a una cura da cavallo che nessuna economia sarebbe in grado di sostenere. E questa è la verità. Col 1 luglio del 90 le imprese dell'Est perdono tre mercati. Perdono il mercato della RFT, ovviamente, per il quale, e degli altri paesi occidentali, per i quali veniva meno la convenienza di prezzo che sino allora c'era.
I mercati dell'est europeo, rispetto ai quali le transazioni adesso avvenivano non più in una strana moneta fittizia che si chiamava rublo convertibile, che regolava le transazioni tra i paesi del Comecon, ma nel marco tedesco, che era appunto una valuta non solo convertibile, ma la più forte del mondo all'epoca, e perdono il terzo mercato, il mercato interno, che viene letteralmente invaso dai prodotti che a questo punto sono straordinariamente più convenienti della Germania Ovest. Stranamente, con una rivalutazione soltanto del 350%, moltissime imprese falliscono e la cosa viene considerata una prova del fatto che erano tutte imprese decotte già all'origine, chissà da quando. Subito dopo l'unione monetaria, 7.600 grandi imprese, il 90% del totale, rischiano di finire in una situazione di grave insolvenza e devono chiedere soldi, chiedono liquidità al governo centrale. Poi c'è la seconda fase. Le imprese messe in ginocchio dalla rivalutazione vengono privatizzate in blocco, tra poco dirò anche come, ma vediamo intanto gli effetti di tutto questo. Gli effetti sono devastanti. Il prodotto interno lordo della Germania Est tra l'89 e il 91 perde il 44%, la produzione industriale crolla del 65%, le imprese che vengono prese in custodia da questa società fiduciaria che privatizza l'intero patrimonio industriale e non soltanto patrimonio industriale della Germania Est avevano all'inizio del 90 4 milioni e 100 mila lavoratori. Nel 94 sono 104.000. Questa società fiduciaria vanta 1,5 milioni di posti di lavoro promessi dagli acquirenti delle diverse società, ma come capite, se anche questo fosse vero, e purtroppo non era sempre vero, avremmo una perdita di occupati parecchio significativa, diciamo 2,5 milioni. In effetti il numero degli occupati scende in 2 anni più o meno di questa cifra, 2 milioni di unità. Stiamo parlando di un paese che ha 16 milioni di abitanti e in cui gli occupati erano 9 milioni, per cui stiamo parlando di proporzioni bibliche, diciamo, di questo problema. Per giustificare questa catastrofe, che è già molto chiara nel 91 e lo sarà ancora di più negli anni successivi, si mettono in campo un paio di leggende. La prima era quella che oggi tuttora si dice, insomma, che l'economia della Germania Est era una marode Wirtschaft, era un'economia al collasso di per sé. Stava molto peggio di quanto all'Ovest si pensasse, per cui noi non sapevamo. Noi non sapevamo, questo l'abbiamo sentito anche riguardo ad altre vicende che ci riguardano più da vicino negli ultimi anni. Nel caso specifico è un'asserzione falsa, nel senso che ci sono documenti, e sono documenti scritti dai protagonisti per loro sfortuna, che provano che già nel momento in cui si propone di fare l'unione valutaria, l'establishment politico ed economico della Germania Ovest ha ben chiaro che il risultato saranno milioni di disoccupati e migliaia di aziende fallite. Schäuble, che è proprio lo stesso, il 17 aprile del 90 fa visita al presidente del Consiglio della Germania Est, appena eletto, assieme a Tittmeier, che è proprio lo stesso che ha negoziato i rapporti di cambio della lira d'ingresso, diciamo, nel club dell'euro. Schäuble annota, questo sta in un suo libro, a Lothar de Maizière, che era il presidente del Consiglio della Germania Est, era ben chiaro, esattamente come a Tittmeier e a me, che con l'introduzione della moneta occidentale le imprese della RDT di colpo non sarebbero state più in grado di competere. Molti studiosi economici, addirittura i consiglieri economici del governo tedesco occidentale, avevano espresso molte perplessità e l'avevano messa per iscritto su questo punto. Vi risparmio le numerose citazioni che potremmo allegare a questo riguardo.
Vi cito soltanto quello che il presidente del Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, uno dei maggiori istituti allora e anche adesso di ricerca economica della Germania, disse in quegli stessi mesi: è senz'altro possibile che ci saranno dai 2,5 ai 3 milioni di disoccupati in Germania Est. E addirittura la Frankfurter Allgemeine Zeitung, che nel numero di oggi ci ricorda che, insomma, anche se alcune cose andavano bene in Germania Est, però comunque sia anche in galera alla gente danno da mangiare, temeva che fuori dalla galera a un po' di persone non dessero più da mangiare. E infatti in un articolo del 10 febbraio si può leggere testualmente: da un quarto a un terzo dei lavoratori, con l'introduzione del marco occidentale, se non addirittura di più, potrebbe perdere il posto di lavoro. Ed è quello che in effetti succede. Il punto è molto semplice: questa shock therapy, possiamo chiamarla tranquillamente così, mutuando un termine che è stato adoperato successivamente per vicende molto lontane da questa, era deliberata, nel senso era stato messo in conto che tutto questo sarebbe successo, e tutto questo è il risultato, come è stato detto da uno studioso tedesco occidentale, dell'annessione non preparata di un territorio economico a bassa produttività del lavoro a un territorio molto sviluppato. Ricordiamoci questa citazione perché ci sarà utile più avanti. La seconda leggenda che viene messa in campo per giustificare il disastro era l'urgenza dovuta a due fattori: il fatto che la Germania Est era alla bancarotta, che sarebbe stata insolvente a breve, questo viene fatto dire da Kohl al suo portavoce proprio in quei giorni. Questo è falso. La Bundesbank nel 99 fa i saldi di chiusura rispetto all'89, no? Nel primo decennale, diciamo, i saldi di chiusura della situazione economica della Germania Est, e risulta un debito significativo nei confronti in particolare dell'Occidente, ma un debito che si ragguaglia a 20 miliardi di marchi ovest. Considerate che attualmente la sola città di Berlino ha debiti per 60 miliardi di euro. Non vi sto a parlare dei debiti né della Germania né dell'Italia, perché sono molto infinitamente superiori. L'altro motivo che viene addotto è il fatto che c'era effettivamente, questo è vero, un'enorme emigrazione da est a ovest. E Kohl dice: no, noi dobbiamo stoppare questa immigrazione. Non ha funzionato molto bene, nel senso che dall'Unione Monetaria in poi l'emigrazione, o a seconda dei punti di vista l'immigrazione, è aumentata spaventosamente. Negli anni successivi sono migrati da est a ovest qualcosa come 4 milioni di persone, il doppio di quelli che erano migrati prima della chiusura del muro di Berlino. Ma veniamo alla fase 2, quella delle privatizzazioni. La privatizzazione, allora, viene fatta una società fiduciaria che ha dentro, in pancia, tutto il patrimonio industriale, e non solo, anche quello forestale, ad esempio, perché era tutto dello Stato, no? Stiamo parlando di 8.500 tra combinate e imprese, 20.000 esercizi commerciali, 7.500 trattorie e ristoranti, 900 librerie. Ora, se uno va in Germania Est, di libreria quasi non ne trova più, ma allora ce n'erano stranamente 900, 1.800 farmacie, e si potrebbe andare avanti. Tutto questo viene conferito a una grande scatola, una società fiduciaria, che si chiama Treuhandanstalt, che è regolata da un articolo di legge, da vari articoli di legge. Il primo dice: la proprietà del popolo, perché si chiamava così, va privatizzata, per cui è molto chiaro, la migliore risanamento è la privatizzazione. A questa privatizzazione è data una priorità assoluta, viene effettuata in maniera, io questo lo dico perché i nostri amici tedeschi sono spesso, hanno questa tendenza un po' sgradevole a mettersi su un piedistallo. Io ho vissuto personalmente le privatizzazioni italiane e non sono state una cosa piacevole. Rispetto a quelle tedesche sono una meraviglia assoluta. Pensate cosa può significare
mettere sul mercato e decidere che dal luglio 90 alla fine del 94 tu privatizzi tutto l'apparato industriale di un paese. Chiunque lavora in questo campo sa che a quel punto il prezzo lo fa il compratore e dunque tu svenderai. Ma se poi queste imprese hanno una difficoltà finanziaria che deriva da quel piccolo aumento dei prezzi di soltanto il 350%, probabilmente tu svenderai, e in effetti così è avvenuto. Molte società vengono date per un marco e attaccati ci sono un po' di contributi pubblici per l'avviamento di quei 100-200 milioni di marchi, insomma, che è sempre utile avere per un compratore per mandare avanti le cose. E guardate che quello di cui stiamo parlando è una distruzione di valore di proporzioni immani. Lo stesso presidente della Treuhandanstalt ad ottobre 90 calcola che il valore di patrimonio che ha la sua società sia 600 miliardi di marchi ovest. Tutta l'operazione si chiude con una perdita per lo Stato di 250 miliardi di marchi. Tutto questo grazie a quello che dicevo prima e grazie al fatto che tutte queste imprese non vengono neanche messe in asta, vengono date a trattativa privata. Chiunque abbia privatizzato qualcosa sa che è abbastanza insensato, salvo in casi particolari, usare questo strumento. O meglio, è sensato se tu vuoi fare un favore a qualcuno. In effetti, curiosamente, l'87% delle imprese dell'Est privatizzate finiscono a imprese dell'Ovest, ma non dell'Ovest generico, della Germania Ovest ovviamente. Un 7% finiscono a dei imprenditori e aziende straniere che erano state molto brave perché sono state scoraggiate in tutti i modi dal partecipare a questo, e un 6% a cittadini dell'Est. Ci sono ulteriori cose su cui potremmo soffermarci su questa annessione economica. La cosa su cui voglio insistere è questo: il collasso economico che si produce non ha riscontro in alcuno dei paesi dell'Est. Questo è abbastanza significativo perché la Germania Est era il paese più avanzato, a detta di tutti, assieme alla Cecoslovacchia, dal punto di vista industriale. Esportava il 50% del suo prodotto interno lordo, cioè stiamo parlando di cose abbastanza significative. Bene, i dati che ho dato prima sul crollo del PIL non hanno riscontro in nessun altro paese dell'Est, ma soprattutto quello che succede dopo, cioè il recupero, di cui qualcuno favoleggia, vedo anche in questi giorni, è stato molto, diciamo, la crescita successiva è stata più bassa della media dei paesi dell'Est e più bassa della crescita all'Ovest, per cui non c'è stato un catching up, come si dice, dell'economia più avanzata, no? Da parte di quella più arretrata, ma casomai il contrario. Tuttora il prodotto interno lordo tedesco, la componente dell'Est, è inferiore a quella che dava quando era uno Stato a sé, e la crescita dal 95, insomma, i lender dell'Est crescono del 20%, quelli occidentali del 27, ecco, stiamo parlando di proporzioni di questo genere. E vi dico subito, non me lo tengo per la fine perché mi sembra abbastanza divertente, visto che nei prossimi mesi di questo si parlerà molto, già domani sicuramente in occasione dell'anniversario della caduta o apertura del muro, c'è un trucco statistico che viene sempre usato per raccontarci il miracolo economico, qualcuno lo chiama proprio così, cioè una ricerca del Kreditanstalt, la banca pubblica tedesca, perché in Germania fra l'altro le banche pubbliche non l'hanno privatizzate, a differenza che da noi, che dice c'è un secondo miracolo economico. Come fanno a ottenere questo fantastico risultato? È molto semplice, fanno partire le statistiche regolarmente dal 91, cioè dal punto più basso di caduta del PIL della Germania Est. Dopo quello che vi ho detto prima, cioè dal punto che dove si segna meno 44% rispetto a 2 anni prima. Voi capite che da quel punto di vista è abbastanza facile avere una crescita, no? Nonostante questo, tutti gli indicatori economici ci dicono qualcosa di abbastanza inquietante.
L'emigrazione in uscita, ho già detto, ha interessato 4,1 milioni di persone. Si tratta di una componente significativa della popolazione di partenza. E ci sono vari altri fenomeni, lo spopolamento delle città, ci sono delle città che vengono spopolate al 50%, Erfurt al 30%, Wittenberg, che era una città industriale, si spopola del 50%, il che spiega tra l'altro quello che qualcuno di noi quando va in vacanza in quei posti nota di un po' strano. Ci sono questi centri storici molto belli, colorati, molto, non sono più i centri storici grigi degli anni 80, però manca qualcosa, sostanzialmente mancano gli abitanti, ce ne sono molti di meno di quelli che siamo abituati a trovare in una nostra media città. E il motivo è questo: pensate che sono stati distrutti, che gli immobili, questo ha creato un problema per il mercato immobiliare tedesco, ad esempio. C'è stato a un certo punto erano 1,3 milioni gli immobili vuoti all'est. Tant'è vero che si è deciso di decostruirli, come dicono loro. Hanno fatto Rückbau, cioè li hanno buttati giù. Per tenere sui prezzi hanno buttato giù i palazzi. Questo è stato fatto in maniera assolutamente massiccia. Tuttora, cosa vediamo? I dati sono freschissimi perché sono ogni anno il governo federale fa un Jahresbericht sulla situazione dell'unità tedesca. E quello di quest'anno dice questo, che il prodotto interno lordo per abitante in Germania, nell'ex Germania Est, è del 66,6% di quello dell'Ovest. Sarebbe ancora più, qui c'è un trucchetto statistico che ha segnalato Zinn, perché in realtà questo dato include anche gli stipendi pubblici, che sono pari ovviamente, non sono, le gabbie salariali ce l'hanno per il settore privato, non per quello pubblico, non hanno usato, diciamo. E se no sarebbe ancora più basso, sarebbe il 63% probabilmente. Quest'anno c'è stata pochissima emigrazione ovest, soltanto 10.000 persone, ma non c'è un solo anno dopo l'unità in cui questa cifra sia stata invertita in qualche modo. Ovviamente è aumentato il numero degli anziani. Una delle cose più spaventose che sono successe nei primi anni 90 è stata la denatalità. Noi abbiamo avuto un tasso di fertilità nei primi anni 90 di 0,89. Voi sapete che il tasso di riproduzione è 2,1. In questo caso, diciamo, lievemente inferiore, cosa abbastanza strana perché all'est nascevano pochi figli anche prima, però più che all'ovest, era 1,4 contro 1,3. Sono cifre che hanno un riscontro soltanto nella guerra dei 30 anni. Durante la guerra dei 30 anni e nel 1915 il tasso di natalità in Germania, quello che si registra in Germania Est all'inizio degli anni 90, è comparabile con quello del 1915, quando fu in tutta la Germania bassissimo per il banale motivo che tutti gli uomini erano al fronte. Però ci sono i trasferimenti, mi direte voi. I trasferimenti sono sicuramente importanti. Il punto fondamentale è che gran parte di questi trasferimenti sono tornati a ovest, nel senso che sono serviti ai cittadini dell'est per comprare prodotti fabbricati all'ovest, oppure sono serviti per fare delle infrastrutture effettivamente funzionanti, molto buone, che ovviamente venivano prodotte da imprese dell'ovest. I vantaggi dell'unificazione per l'ovest sono molto significativi. Vado molto brevemente su questo, ma è un tema che è assolutamente fondamentale. È un po' lo specchio di quello che dicevo prima, nel senso che evidentemente le imprese dell'Ovest conquistano da un giorno all'altro un mercato di 16 milioni di consumatori che parlano la stessa lingua, che hanno gusti molto simili ovviamente ai tedeschi dell'Ovest, e questo fa sì effettivamente che ci sia una crescita del patrimonio delle imprese dell'Ovest nei primi 2 anni dopo l'unità di qualcosa come 300 miliardi di marchi.
I profitti conseguiti dalle banche occidentali a seguito dell'acquisizione della Germania Est sono di meno, sono soltanto 150-200 miliardi nel 1990. La Germania Ovest sostituisce la Germania Est nei mercati dell'Est europeo e prepara la costruzione di una cosa che oggi è importantissima, cioè di una cintura, diciamo, di subfornitori nei paesi dell'Est che sono essenziali per la competitività anche di prezzo delle merci tedesche. Sono tutti paesi che sono dentro l'Unione Europea, ma fuori dall'euro, ovviamente. Ovviamente c'è una distruzione pilotata di capacità produttiva e di concorrenti. Ci sono delle storie, io non entro nel merito, ne ho parlato un po' nel mio libro, ci sono delle storie veramente agghiaccianti, cioè di l'impresa meno competitiva che si compra quella più competitiva, cioè che aveva un prodotto migliore, penso alle miniere di potassio della Mitteldeutsche Kali, e viene chiusa, vengono chiuse ovviamente le miniere migliori perché si trovavano ad est. Le imprese tedesco orientali, nella migliore delle ipotesi, si trasformano in succursali delle imprese dell'ovest, e si ha un fenomeno molto interessante, cioè la distruzione della grande industria. Cioè, mentre lì prima la dimensione dell'industria era molto significativa, adesso la dimensione è molto inferiore, sono soprattutto piccole e medie imprese, delle quali lo stesso governo federale tedesco dice questo è il motivo per cui c'è meno ricerca e innovazione all'est tuttora, perché le imprese, purtroppo non ci sono imprese grandi, chissà per quali motivi. I trasferimenti, ripeto, finiscono per lo più all'ovest, ma ovviamente qual è il tema fondamentale, qual è il vero dividendo politico, geopolitico, geoeconomico di questa annessione economica? È il fatto che la dimensione della Germania riprende una centralità in Europa, no? La Germania ritorna ad essere un paese da 80 milioni di abitanti e ha una centralità evidente. E questo ci consente di parlare di un'altra unione monetaria, cioè la nostra, che è unita in maniera molto stretta all'unione di cui vi ho parlato. Per diversi motivi. Primo, perché l'unità tedesca accelera l'unità europea, nel senso che Mitterrand, il giorno stesso, la notte stessa dell'unione politica tedesca, annota il suo segretario Attali, annota che Mitterrand dice bisogna sciogliere, stemperare la Germania in Europa, perché adesso è diventata troppo, troppo grossa. Il modo che si sceglie di adottare è quello di una moneta unica, nonostante alcuni pareri autorevoli contrari. Alberto nei suoi libri ha parlato di quelli scientifici. Io torno al presidente della Bundesbank, Paul, che nel 91 va al Parlamento europeo, viene chiamato dal Parlamento europeo che sta facendo un'indagine per verificare i pro e i contro di un'unione valutaria e dice non lo fate, quella tedesca è stata un disastro. Dopo pochi giorni si dimette da presidente della Bundesbank a riprova della straordinaria indipendenza della banca centrale tedesca rispetto al suo governo. Lo schema, guardate, è abbastanza simile, questo è l'altro aspetto che lega le due cose. Lo schema è abbastanza simile. Perché? Beh, noi abbiamo sicuramente una situazione meno estrema oggi, no? Non abbiamo avuto una rivalutazione del 350%, come tutti sanno, Tittmeier ottenne per quanto riguarda la lira una rivalutazione di appena il 20 all'incirca, insomma. Le monete che entrano in gioco, che entrano nell'euro, erano già prima convertibili, per cui avevano un peso sul mercato dei capitali e ovviamente avevano un valore superiore rispetto al marco tedesco di quello che aveva il marco della Germania Est. Quindi il processo è sicuramente meno estremo, è meno rapido e non è completo, non c'è stata l'immediata assunzione dell'intera costituzione economica della Germania, no? Nell'euro. Però due aspetti fondamentali, sì, il feticcio della stabilità dei prezzi è stato incorporato nel trattato di Maastricht, è uno degli aspetti fondativi di questa unione monetaria,
si dice stabilità dei prezzi, va letto lotta all'inflazione, perché quando la stabilità dei prezzi manca, nel senso che si è in deflazione, come si vede l'azione non è molto tempestiva ed efficace. E ovviamente l'altro feticcio è quello dell'indipendenza, tra tutte le virgolette del mondo, della banca centrale, che si è rovesciata un po' nel contrario, no? Nel senso che sono i governi che adesso in qualche modo dipendono dalla banca centrale, tutti tranne uno probabilmente. Non c'è stato il completamento politico, ovviamente, per questo qualcuno, a mio avviso sbagliando, pensa che i nostri problemi sarebbero risolti se ci fosse anche quello. Io credo che invece sia un'opportunità, diciamo, il fatto che manchi questo aspetto, in quanto quel completamento enfatizzerebbe i problemi e darebbe una blindatura politica a un assetto gravemente squilibrato come l'attuale. Perciò diciamo, la maggiore gradualità resta comunque un elemento di differenza, però se noi guardiamo quello che sta succedendo nei paesi del sud Europa, i fenomeni sono esattamente quelli che si producono all'est dopo l'unione monetaria. Sono il calo, in qualche caso il crollo del prodotto interno lordo, il calo, in qualche caso il crollo della produzione industriale, una forte disoccupazione e un'emigrazione verso, in particolare verso la Germania. E questo ci deve dare anche un campanello d'allarme, perché da questa vicenda noi sappiamo che è un gap che altrove in 25 anni non è stato recuperato. Se poi vogliamo andare oltre e parlare del nostro mezzogiorno, possiamo dire che in qualche caso non viene recuperato neanche in 150 anni. Allora, ma la cosa a mio giudizio più interessante sono ovviamente non le differenze, ma le invarianti in questo processo. E ce ne sono diverse per quanto riguarda in particolare il nostro paese. Pensate al presupposto della nostra adesione all'Unione Monetaria. Era sostanzialmente uno scambio perdita della sovranità monetaria versus protezione in una situazione di debito elevato, no? Esattamente quello che succede alla Germania Est, che inizia chiedendo un prestito a fine novembre 89 alla Germania Ovest, che viene rimandato, poi non viene dato, e il concetto era questo, no? Cioè era: voi vi proteggiamo dai rischi connessi al vostro debito e in cambio perdete la sovranità monetaria. E guardate che però l'altro aspetto era la citazione che ho detto prima, che ho letto prima, è l'annessione, rileggiamolo, l'annessione non preparata di un territorio a produttività del lavoro inferiore, no? Che si aggancia a un territorio a produttività del lavoro superiore. Questo è il punto fondamentale, cioè il fatto che non c'era un processo di convergenza già in atto tra i paesi europei, non era sufficientemente avanzato. E da questo punto di vista si può veramente parlare di qualcosa di molto simile. La terza invariante, a mio giudizio, è la capacità, la forza legante enorme che caratterizza un'unione monetaria. Cioè la moneta non è vero che è, come dire, un'unione di serie B rispetto all'unione politica. No, spesso si dice c'è solo la moneta, ci vorrebbe anche. Solo cosa vuol dire? La moneta è capace di innescare processi irreversibili, di spostare rapporti di forza all'interno dell'area che comanda, no? All'interno dell'area monetaria, di creare una realtà economica e politica nuova, di cambiare il paesaggio economico di quello che c'è dentro quell'area. Quello è quello che è successo in questi anni. La moneta unica, per motivi a tutti noti, diciamo da un punto di vista scientifico, non sto parlando di novità fantasmagoriche, cosa ha fatto? Ha aumentato i vantaggi della specializzazione produttiva. Chi produceva determinate cose ha prodotto sempre di più determinate cose. Per quanto riguarda la Germania, sicuramente il settore manifatturiero. Altri sono specializzati in altri settori che però purtroppo non contribuivano alla bilancia dei pagamenti in maniera così efficace come una produzione manifatturiera fortemente rivolta all'esportazione. Questo aspetto dell'esportazione
è stato, diciamo, enfatizzato dalla Germania grazie a un uso spregiudicato ma corretto, guardate, corretto, delle regole europee, ossia praticando massicciamente un dumping fiscale e soprattutto un dumping sociale, cioè aumentando la produttività ma non trasferendo nulla di questo aumento di produttività, e questa è la storia di questi 15 anni praticamente, ai salari. In questo modo è, diciamo, è la modalità mercantilistica classica, no? È diventata una specie di rullo compressore delle altre economie dell'area. E guardate che anche qui c'è un nesso con l'annessione della Germania Est, perché sicuramente le gabbie salariali all'Est hanno consentito, hanno reso più semplice la riforma di Schröder, l'agenda 2010, no? La riforma delle prestazioni sociali. E del resto, dall'altro punto di vista, l'ho già accennato prima, la conquista dei mercati dell'est europeo e la creazione di nuove platee, diciamo, di subfornitori è decisiva in questo processo. Il risultato qual è? Che il contributo della manifattura al prodotto interno lordo dell'Eurozona negli ultimi 15 anni è diminuito in media, scendendo dal 22 al 19,4%, poi i numeri dei paesi in crisi sono molto peggiori ovviamente, quello tedesco è aumentato nello stesso periodo, quando si dice appunto spostamento di rapporti di forza. Ma si dirà, beh, in questo caso però non ci sono i trasferimenti, e in effetti questo è il vero incubo dei tedeschi, no? Essere costretti a fare dei trasferimenti. Non è del tutto vero, perché prima della crisi i trasferimenti c'erano sotto forma di prestiti delle banche tedesche e francesi ai paesi del sud. Dopo la crisi cosa succede? Questi trasferimenti vengono ritirati, questi crediti vengono ritirati, e attenzione, viene introdotto un ulteriore elemento di rigidità, oltre a quello del cambio, tramite politiche di bilancio restrittive, che vengono imposte in particolare ai paesi che sono in crisi. La conseguenza è molto semplice. Ad oggi, stando così le cose, è impossibile avere strumenti di recupero della competitività diversi dalla svalutazione dei salari. E guardate, io su questo mi permetto di spendere un minuto, perché penso che ci si tornerà molto in questi giorni, ma a mio giudizio è fondamentale questo aspetto. Un gap di competitività può essere colmato in tre modi, e solo tre. Il primo, la svalutazione del cambio. Il secondo è la svalutazione, la cosiddetta svalutazione interna, che è essenzialmente svalutazione dei salari. E il terzo sono gli investimenti per migliorare la produttività del lavoro, investimenti privati o pubblici. Quelli privati in una situazione di crisi non ci sono, perché il privato in crisi non investe, perché non riesce neanche a smerciare quello che ha già in magazzino, figurarsi se si può permettere di fare nuovi investimenti. E attenzione però, in un momento in cui c'è una stretta fiscale, come quella che è in atto in Europa, per cui devi mantenere il pareggio di bilancio e anzi tra un anno bisognerà ridurre il debito del 5%, evidentemente questo rende impossibili, e se volete ve lo ripeto due o tre volte, investimenti pubblici. In effetti una delle caratteristiche del bilancio pubblico italiano degli ultimi anni è la discesa costante, anche quest'anno, degli investimenti in conto capitale, cioè delle spese in conto capitale, cioè gli investimenti. E allora cosa resta? Resta soltanto la strada della svalutazione interna, ossia la riduzione dei salari, che è quello di cui si parla quando si parla di riforme strutturali. Guardate, non ci sono, se voi andate a prendere, e attenzione, in realtà questa è anche l'unica strada realmente percorribile nelle condizioni date, per i motivi che dicevo prima. C'è soltanto un piccolo problema che per noi, in particolare per noi, ha due controindicazioni molto serie: la caduta della domanda interna, che devasta il panorama industriale facendo fuori tutti i produttori che producono per il mercato interno. Ovviamente esagero, non tutti, però come sanno
come sa chi lavora nelle imprese, molti in realtà sono già saltati, e attenzione, innesca un processo deflattivo che è catastrofico per il nostro debito pubblico. Questo è il paradosso di tutte le politiche che sono state messe in piedi, che noi abbiamo, sono 4 anni che vengono imperniate sulla difesa, no? Dice la riduzione del debito pubblico, e hanno avuto l'effetto di aumentarlo, e ancora di più sarà nei prossimi anni se la deflazione colpisce, come è possibile che succeda. Ma vediamo qualche altra invariante. Ma soprattutto, guardate, io preferisco fare una cosa un po' diversa. Intanto privare questo libro di ogni originalità, perché purtroppo è vero, è successo dopo, per cui all'epoca forse era originale, ma c'è un testimonial di eccezione che ha detto che c'è un nesso molto chiaro tra l'annessione economica della Germania Est e quello che sta succedendo in Europa, e si chiama Angela Merkel. Angela Merkel nel dicembre 2013, e qui vediamo in azione un'altra invariante, cioè la colpevolizzazione delle vittime, no? Cioè tu fai politiche sbagliate che ti ho imposto sostanzialmente io, queste sono un disastro ed è colpa tua, perché non le hai fatte abbastanza o perché hai la corruzione, ma mettete le cose che tutti, insomma, ogni giorno leggiamo. Allora, nel dicembre 2013 c'è un Consiglio europeo molto agitato a Parigi. Perché è agitato? Perché la Merkel cerca di far passare un'idea, diciamo, di uno scambio bilaterale, neanche a livello europeo, tra Germania e altri paesi. Cioè tu fai le riforme strutturali, quelle di cui dicevamo prima, e io in cambio ti faccio dei crediti. Cioè tu adotti il modello Agenda 2010 della Germania. Badate bene, è inconseguente, è contraddittorio pensare che un modello mercantilistico possa essere generalizzato, perché una delle caratteristiche di fondo del successo di un modello mercantilistico è che gli altri devono fare una cosa diversa, se no hai un impoverimento generalizzato in tutta l'area, come ha già dimostrato, credo, Keynes negli anni 20, in una polemica. Però, allora, la richiesta è questa, e viene rivolta a vari paesi europei. Non sappiamo cosa abbia risposto Letta, perché non esistono verbalizzazioni da cui emerga la voce di Letta, diciamo, nei consigli europei. Sappiamo cosa ha risposto... però per fortuna sappiamo cosa ha risposto Rajoy, che fra l'altro fa parte dello stesso raggruppamento politico della Merkel, per cui si poteva presumere che fosse simpaticamente tentato da questa fantastica proposta. Rajoy dice una cosa, scusate, abbastanza banale: c'è il problema che ci sono i parlamenti. Questa roba qui non mica la possiamo decidere qua, la devo portare in Parlamento, poi se il Parlamento mi dà ragione, no? Pensate agli spagnoli che idee strane che hanno, no? E allora, a questo punto, come si dice a Roma, la Merkel sbrocca e dice delle cose di cui probabilmente oggi si pente, e se ne può pentire perché un diplomatico francese gira Le Monde, le indiscrezioni, che non vengono mai smentite comunque, e le frasi sono le seguenti. La Merkel è nata in Germania Est. Sono cresciuta in uno Stato che ha avuto la fortuna di avere la Germania Ovest, che lo ha tolto dai guai, nel modo che abbiamo visto prima. Ma nessuno farà lo stesso per l'Europa. Se tutti si comportano come si poteva fare durante il comunismo, allora siamo finiti. Finché sarò cancelliera aiuterò tutti, ma non so se potrò farlo un'altra volta. Si riferisce al salvataggio della Grecia, che in realtà è stato il salvataggio dei crediti delle banche tedesche e francesi, come sappiamo, non della Grecia. E poi c'è la parte hard, diciamo. La vita non è giusta. Se avete mangiato troppo e siete ingrassati, mentre altri sono magri, guardate, ha detto veramente questa roba qui, vi aiuto a pagare il dottore. Non è un diktat. Aiutare chi non si può aiutare da solo richiede della comprensione da parte nostra.
Io vorrei spendere 5 minuti per fare un'analisi di questo testo e chiudere con questo il mio intervento, perché credo che sia il modo migliore per farlo. Qui le cose che balzano agli occhi sono diverse. La prima, per la prima volta un esponente dell'establishment della Germania Ovest non identifica la Germania Est con la Stasi, la dittatura, l'Unrechtsstaat, ma lo identifica, come dire, con un welfare che quel paese non si poteva permettere. Ed è abbastanza curioso, la Merkel sicuramente non lo sa, che questa era anche l'idea che aveva Honecker, l'ultimo segretario generale della SED, il quale nel dicembre 89, in una lettera che scrive ai probiviri del suo partito, che l'hanno appena cacciato via, fa una lettera abbastanza complessa e dice, tra l'altro, abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità. Per cui, diciamo, c'è un punto di convergenza molto, molto importante. Non lo posso fare per l'Europa, questa roba qua non la posso fare per l'Europa. Cosa vuol dire? I trasferimenti, l'Europa è troppo forte, è troppo grande per poter noi con i trasferimenti sopperire ai suoi problemi. E in effetti credo che chiunque in questa sala non desidera questi trasferimenti. Preferirebbe evitare che ci fossero i presupposti per questi trasferimenti, ossia che il sistema industriale non venisse distrutto. Perché quello che è successo in Germania Est è precisamente questo. Ci raccontano... Ci raccontano soltanto la seconda parte, no? Quella dei trasferimenti, e non dicono cos'è che l'ha resi necessari, che l'ha resi, attenzione, necessari, ma in ultima sostanza anche inutili, perché questo è l'altro aspetto che va messo in luce. Se io distruggo la capacità produttiva di un paese, i trasferimenti serviranno a finanziare i consumi, ma non consentiranno una ripresa durevole e sensata di questo paese. La parte più interessante ovviamente è l'ultima, in cui si accusano i paesi del sud, sostanzialmente, perché di loro si sta parlando, di essere ingrassati. Immaginate il greco grassissimo, no? Mentre c'è il tedesco magro, no? Cioè, no, non è fantastico, bisognerebbe fare forse, so che c'è un libro, c'è un film molto bello appunto sul più grande successo dell'euro, no? E forse bisognerebbe aggiungere qualche frame anche su questo confronto, no? Però questo è molto interessante, perché qui dentro cosa c'è? C'è un'idea non soltanto di, come dire, fondamentalistica del fatto che il mio modello è quello giusto e dunque chi è deviante rispetto a questo modello non va bene per definizione, ma c'è anche l'idea che io sono un benefattore, costringendoti a fare l'Agenda 2010, tutto quello, il Fiscal Compact, tutto quello che abbiamo visto. E questo, a mio giudizio, è molto, molto pericoloso. Questo, secondo me, ci aiuta anche, e chiudo veramente, a capire quale deve essere oggi la priorità in Europa. Noi siamo stati abituati da... un mondo politico ed economico, guardate, non, da questo punto di vista devo dire che il mondo economico, se uno guarda Confindustria almeno, non è più confortante, non lo è stato in questi anni, senz'altro, del mondo politico. No? Noi abbiamo avuto un conformismo totale e soprattutto un'idea che la variabile indipendente, quella che non può saltare qualunque cosa succeda, qualunque catastrofe succeda, è la moneta unica. Cioè, la variabile indipendente è sempre questa. Poi succedono anche cose un po' bizzarre. Io mi sono trovato in dibattiti con persone che dicevano ma guarda che se salta la moneta unica noi abbiamo un calo del prodotto interno lordo. Di quanto? Del 10% come quello che abbiamo avuto negli ultimi 6 anni? No, ma anche la produzione industriale. Ma di quanto? Del 25% come quella che abbiamo avuto negli ultimi anni? E poi c'è l'inflazione. Dopo le ultime svalutazioni l'inflazione in Italia era diminuita, non era aumentata, no? Ma al di là di questo piccolo dettaglio fattuale c'è un piccolo problema, che l'inflazione aiuta a ridurre il debito, la deflazione, che è dove ci stiamo trovando, ne aumenta il peso. No? Per cui
Allora, secondo me va rovesciata l'ottica, cioè la vera priorità assoluta e urgente, perché non possiamo, credo, permetterci di perdere altro tempo, è una modifica radicale delle politiche europee che vada in direzione, perché questo è l'obiettivo poi, della riduzione sostanziale degli squilibri tra le economie del continente. Questo è il punto assolutamente centrale, anche per un motivo molto semplice, che se questo non avverrà, prima o poi, senza, non ci sarà bisogno di chi è contrario all'euro perché l'euro salti, perché in un'area valutaria in cui le economie divergono drammaticamente sempre di più, l'elemento che identifica la moneta unica, che è il fatto di praticare tassi di interesse unici, diventa praticare tassi di interesse che a rigore non vanno bene a nessuno. Guardate che è quello che succede oggi. Oggi in Germania si stima che i tassi di interesse adeguati dovrebbero essere, mi pare, il 4,89%, una cosa di questo genere. In Spagna meno 10, non voglio sapere in Grecia perché non voglio immaginare. Allora, il punto è esattamente questo. Allora, se noi rovesciamo le priorità, forse riusciamo a fare un passo avanti. Visto che ci siamo occupati di una cosa che ha a che fare, diciamo, con l'Unione Sovietica, con la sua fine, voglio terminare con un piccolo aneddoto. Qualche anno fa, quando iniziò la crisi, la prima parte della crisi, un ex dirigente sovietico fece una serie di conferenze nel Regno Unito, di cui diede qualche cenno un giornalista del Financial Times. E lui disse due cose. In queste conferenze diceva: ma insomma, com'è successo che è venuta giù l'Unione Sovietica, no? Tenete conto, non è venuta giù solo l'Unione Sovietica, ma anche l'area valutaria del rublo, by the way, che è una delle 70 aree valutarie che sono saltate dopo la Seconda Guerra Mondiale, per cui evidentemente non è così impossibile che salti. E questo signore ha risposto così: ma guardate, noi eravamo sicuri di due cose. La prima è che non funzionava più niente. La seconda è che comunque l'Unione Sovietica non sarebbe mai venuta giù. Purtroppo per loro, o per questo signore che aveva interessi in materia, essendo la prima cosa che credevano giusta, era sbagliata la seconda. E io credo che sia forse il modo migliore per terminare questo ragionamento.